Se il Real San Giuseppe giocasse sempre a Pescara sarebbe in testa alla classifica. Dopo aver battuto la Colormax al Pala Rigopiano, i campani si ripetono e battono in rimonta anche la capolista Acqua e Sapone Unigross. Gli ospiti indomiti sotto di 2 gol reagiscono, pareggiano e ribaltano la situazione imponendosi per 6-5. L'Acqua e Sapone Unigross cade dunque per la 3ª volta in campionato. 3 KO su 3 maturati al Pala Rigopiano e questa, se vogliamo, la nota sorprendente. Era già accaduto contro Petrarca e Came Dosson. Trattandosi di un recupero, svanisce la possibilità di allungare sul Pesaro. Ma veniamo al match di ieri sera. Primo tempo giocato con autorità da Murillo e compagni, almeno sino al 3-1, firmato da un destro giro di Calderolli dopo il secondo gol segnato da Trentin su assist di Coco. Poi una clamorosa dormita collettiva che regala a Raou il 3-2 e poi il pari. Nella ripresa Coco segna dopo 10 secondi, assist di Trentin. Il 4-3 sembra essere un bel segnale dei nerazzurri. Invece il Real trova il pari di nuovo con un bolide di Elisandro. Prende fiducia, aiutato dai continui errori in uscita dei nerazzurri, quando Alex inventa dal nulla il meraviglioso gol del sorpasso. Si fa buio per Ghi e soci, tanto possesso palla ma poca lucidità nelle conclusioni e anche qualche parata importante dell'ex Montefalcone. Il tempo corre, il nervosismo aumenta quando Pedrinho segna il 6-4 del Real. Scarpitti ci prova col portiere di movimento ma trova solo il 5º gol allo scadere con Ghi. Il primato resta ma il vantaggio sul Pesaro di un punto adesso va gestito con una determinazione senza dubbio diversa da quella vista nel recupero. Sabato a Genova, prima della sosta, un testa coda da non fallire.